Si parla spesso di network marketing, di sogno, di squadra, di grandi fatturati, ma in pratica in cosa consiste il lavoro di un networker? Questa web series è stata pensata proprio per farvi raccontare da networker e non da attori che svolgono veramente questa attività in che cosa consiste questo lavoro, come lavorano online, come sono, diciamo, anche organizzate le loro giornate. In pratica cosa significa professione networker? Il World Economic Forum, che è l'evento più importante sull'economia mondiale, ha previsto che entro il 2025 75 milioni di persone perderanno il proprio posto di lavoro, ma ne nasceranno ben 133 milioni di nuovi. Quindi stiamo vivendo un cambio epocale e sicuramente quelle che sono le attività che rimarranno anche nel futuro sono le attività che comunque hanno determinate caratteristiche. E tra queste caratteristiche sicuramente che devono essere delle attività online e digitali e collegate alle nuove tecnologie. E quindi sarà fondamentale trovare delle attività dove una persona non possa essere sostituita da un robot o da un'intelligenza artificiale. E la definizione di network marketing è proprio un'attività online che si basa sulle relazioni interpersonali. Stiamo parlando di un settore, di un'industria, che viene portata avanti da oltre 118 milioni di persone nel mondo, di cui 544 mila in Italia. Muove un fatturato globale di 192 miliardi, di cui 700 milioni in Italia. Ed è previsto che entro il 2025, grazie anche all'avvento del digitale e dei social, sfiorerà il miliardo di dollari nel mercato italiano. Detto questo, esistono tanti falsi miti su questo settore e il mio obiettivo, da un punto di vista anche di networker, che è sempre stato un divulgatore di questo settore, è stato quello proprio di poter condividere la mia esperienza a partire dal 21 marzo 2016, dove ho pubblicato il mio primo video su Facebook e ad oggi ho prodotto oltre 600 video e ho avuto anche la fortuna di poter scrivere un libro con Mondadori su questo settore. L'obiettivo di Mondadori era quello di scrivere il primo libro italiano che mettesse una volta per tutte chiarezza sull'enorme potenziale di questo settore. E quindi ho chiesto aiuto a dei networker di fama nazionale ed internazionale per poter mettere delle competenze che magari ancora oggi io non ho e ho avuto anche la fortuna di poter intervistare il sottosegretario generale di Avedisco, Giuliano Sciortino, proprio per poter creare un manuale completo che potesse mettere chiarezza sul potenziale del settore del network marketing senza nominare aziende per poter essere più professionale possibile e per poter essere d'aiuto a tutti i networker. Da diversi anni collaboro a stretto contatto con diversi leader e networker di fama nazionale ed internazionale di Cumulade 21 Italia, che è una società di formazione e motivazione collegata a un'azienda storica del network marketing che è considerata tra le società più importanti a livello internazionale. Con loro, appunto, oltre ad aver scritto questo libro, ho avuto anche la fortuna di poter presentare il primo cortometraggio prodotto nella storia del network marketing, dove ho voluto cercare di raccontare la storia di quattro vite parallele completamente diverse l'una con l'altro che si sono avvicinate a questo settore e che sono riuscite, chi sì e chi no, a poter stravolgere al meglio la propria vita grazie proprio al potenziale di questa attività. Visto che l'obiettivo di chi si avvicina a questo settore è quello di creare un'attività che gli permetta di avere sia tempo che denaro, l'obiettivo del cortometraggio era quello proprio di poter raccontare le emozioni che si possono vivere in questo settore attraverso ovviamente degli attori professionisti, ma nello stesso tempo avete visto, diciamo, il fuori, mai quello che realmente fa un networker, come veramente voi potete inserire questa attività nella vostra quotidianità. E questa web series Professione Networker ha proprio questo obiettivo, quello di portare le storie reali di persone che chi da poco, chi da più tempo portano avanti insieme a quello che loro già fanno nella loro attività principale, per farvi capire come anche te, come tutti quanti voi, potete, nel caso in cui vogliate un giorno, sviluppare la propria attività di network e poter creare la vostra realtà e la vostra felicità, perché è stato proprio il motivo che mi ha spinto ad avvicinarmi a questo settore. Non più dover lavorare per rendere felice qualcun altro, ma iniziare a lavorare per raggiungere quelli che sono i miei obiettivi. Il titolo del libro, Network Marketing, il business vincente nell'era digitale, dimostra proprio il fatto che ho sempre creduto, sin dall'inizio, che questa fosse un'attività sempre proiettata verso il futuro e che si potesse sviluppare online attraverso i social. E ora, come non mai, sicuramente. Quindi voglio proprio farvi capire, con la mia esperienza e anche l'esperienza di persone che hanno molte più competenze, magari di me attualmente, quello che potrebbe essere il vostro modo di poter lavorare online e anche in che modo poter presentare l'attività a prospect e in che modo poter lavorare con il vostro team. Quindi mi auguro di poter condividere sempre più maggiori informazioni e poter iniziare un nuovo percorso emozionante insieme a tutti quanti voi.